Siamo qui a Bertinoro, al centro universitario dell'Università di Bologna, una splendida realizzazione finanziata dalla Comunità Europea in questo antico castello, sede vescovile, sul tetto di questo bellissimo paese. L'Accademia Giovani per la Scienza trova qui, fin dal primo anno, la sua scuola primaverile. L'Accademia è un'iniziativa lungimirante della Fondazione che guarda lontano. Guarda lontano perché si riferisce alle nuove generazioni, ai ragazzi delle nostre scuole superiori, scelti e selezionati sulla base delle loro domande, di qualunque tipo di scuola, che trovano un'occasione veramente speciale, ecco, di percorsi paralleli alla loro attività scolastica, che li trasporta nel mondo della ricerca, della conoscenza a largo raggio, e trovano anche un'esperienza di vita comune che noi possiamo godere e vedere giorno per giorno come si realizza nello stare insieme, nel comunicare, nell'essere amici e nel condividere sia lo spazio, il tempo e la bellezza delle cose che ascoltano dei relatori che via via noi selezioniamo per parlare e dialogare con loro. Ieri sera abbiamo avuto una lezione sul melodramma italiano, sul Don Carlos, una bella lezione di storia e di musica, in cui il protagonista, che è poi un baritono, ieri sera ci ha fatto compagnia nel momento conviviale, cantando per noi benissimo delle canzoni napoletane. Oggi abbiamo avuto due interventi, uno sull'epigenoma della professoressa Elisabetta Meacci, che fa parte degli amici dell'Accademia fin dal suo nascere, e della professoressa Olivia Levrini, che ci ha introdotto alla relatività di Einstein, giocando sul ruolo che l'immaginazione ha e mettendosi in parallelo pieno, convinto, appassionante fra fisica e arte.